sesso degli angeli è la storia di... Sono tante storie, potrebbe essere la storia di una redenzione, la storia di una fortuna, la storia di un cambiamento di direzione, la storia di qualcosa che arriva e ti travolge. L'amore non ha regole, gli sposi si possono ribaciare. Un piccolo prete di una chiesa in grandissime difficoltà economiche che riceve un'eredità importante da uno zio. L'eredità importante avviatissima è a Lugano, in Svizzera. A Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato un avviatissimo bordello. È la tenutaria di questa casa d'appuntamenti che si trova in Svizzera e che ha un rapporto, diciamo, molto materno anche con le ragazze. Ha avuto anche un trascorso da professionista degli incontri, ma in realtà lei nasconde un suo evidente problema. Stop, ok. Stop. Se sono buone, stop. Ribaltiamo e andiamo su Sabrina. 51, 4, 5, 3. Egitto è uno che segue Don Simone, lo segue nella vita, sta vicino a lui, ha bisogno di lui, si capiscono bene, con un rapporto di fidanzati quasi. Dai subito un pezzetto della tua bistecca a Finizio. Per me è la famiglia tutta. Finizio è un ragazzetto di chiesa che sta sempre con Don Simone, fa tante cose per tenere più bella la chiesa, l'oratorio insieme a Don Simone. Giacinto, interpretato da Marcello Fonte, è il classico perpetuo. Quando arriverà a Lugano comincerà a cedere assolutamente ai richiami delle sirene. Un vestito di buona notte, no? I tuoi incubi sono i miei sogni. Il film è anche la sua storia, come è la storia anche di queste ragazze che accolgono i nostri due a Lugano. Io nel film interpreto Bella, che è una ragazza dell'Abana, cubana. È molto tranquilla e serena in realtà. Non che le piace il lavoro che fa, però ha una fine ben precisa e quindi va di vita bene. Facciamo con le due macchine A4. Margot è una ragazza francese. L'idea che mi sono fatta di lei è di una ragazza spensierata. E tu quanto ci daresti? Mariga è la mistress del gruppo, quindi è quella forse un po' più decisa. Io sono Mimì la muta, detta la muta, ma in realtà parlo. Farò delle confessioni importanti a Don Simone perché mi rendo conto che non me la racconta proprio giusta. Alessia forse è quella un po' più impertinente del gruppo, lei che ha sempre la battutina pronta, che lancia sempre doppi sensi, quindi è molto smart. Lo zio, interpretato da Massimo Ceccherini, è il diavolo. Ma fumare, sì. Fumare. In blanc. Azione. Padre Gastone, ci conosciamo? Io sono di una generazione che ha frequentato con gioia gli oratori. Gli oratori adesso nel campo dell'informatica, nel campo dei social, sono cose lontanissime. E il film è anche una ricerca poetica, attualizzando l'oratorio alla portata dei giovani d'oggi. Il nostro Don Simone si lamenta di questo, che i giovani non hanno più quella socialità di una volta all'oratorio col ping pong. Il pargoletto è prenotato per la messa di Natale, o glielo darai a quelli di San Gervasio? E la sua speranza è che questa importante eredità possa fargli acquistare finalmente un centro polivalente dove aggregare i ragazzi. Però diciamo che questo, io non voglio svelare niente del film, ma è la parte più difficile da far sfociare in un lieto fine. Adesso me ne accorgo anche con la mia figliola di 11 anni, strappare i giovani dal digitale e riportarli al reale è cosa
veramente ardua. Ed è una femminuccia, ed è un angiolino. E gli angiolini non c'hanno sesso.